Ciao ragazzi, super avventura lo scorso sabato dove sono stato marchiato, timbrato Hot Wheels, ho fatto parte del team Hot Wheels e sono andato all'Hot Wheels Day a Mirabilandia, dove mi sono divertito un sacco, ho visto un giro della morte di oltre 15 metri che vi faccio vedere in diretta tra virgolette e ho anche incontrato e salutato 100% Vittorio Brumotti che fa parte del team Hot Wheels. Ma andiamo, dopo aver visto questo ingresso a Mirabilandia dove non ero mai stato, molto molto carino, alla fine del video vedremo anche alcune giostre, vi dicevo andiamo nella zona dedicata a lo spettacolo Grosso Guaio a Stunt City, tutto targato Hot Wheels, ovvero lo spettacolo di Stuntman, veramente molto bella, bella la location, devo dire ho visto molto spettacolo in giro per il mondo, nei parchi divertimento anche americani eccetera, ma noi italiani con i motori ce la caviamo la grandissima, gran bello spettacolo. Questa è la trama, si inizia con fuoco, artificio, fuochi d'artificio eccetera, vedete anche alcune evoluzioni che ho ripreso con la mia fedele GoPro, e vi dicevo, questo è il dottor Larry che ha inventato la formula, questa è la storia, per trasformarci tutti in fantastici piloti Hot Wheels, ma la formula viene rubata da questi cattivoni. In mezzo ci sono anche alcune scene simpatiche e divertenti, ma soprattutto strepitose le scene con la macchina. Vengono coinvolte anche alcuni membri del pubblico. Adesso vedete una scena fantastica dove c'è questo bimbo alla fine, guardate, da un calcione strepitoso allo speaker. Abbiamo riso tutti come matti. E c'era anche. Eccolo qua, bombazza! C'era anche Vittorio Brumotti, appunto, come vi dicevo, che ho avuto la fortuna di incontrare dal vivo. Bravissimo, veramente. Vederlo da fare le sue evoluzioni sembra un po' di TV, però vedere dal vivo è proprio un'altra cosa. Vi dicevo, lo spettacolo. Ecco, poi entrare anche i buoni, ovvero le macchine Hot Wheels, con i quattro personaggi Hot Wheels che entrano pian piano sgommando sulle loro macchine velocissime. Eccoli qua, vedete, eccoli qua arrivare tutti. Devo dire veramente grandi numeri, veramente bravissimi. Dopo, durante, alla fine, quando sono andato anche nel backstage dello spettacolo, vi mostrerò anche l'intervista che ho fatto a Marco Gioni, che è diciamo lo stuntman storico, anche il più bravo, veramente stuntman italiano, veramente veramente bravissimo. Passaggi in mozzo, effetto di macchine come questo avete visto, anche evoluzioni di moto e via di seguito, tutto accompagnato poi dalla storia Hot Wheels che si dipana fino alla sfida finale tra quelli che sono i buoni Hot Wheels con Gage, Wyatt e tutti gli altri piloti e quelli che sono i cattivi, la banda dei cattivi di cui adesso non mi ricordo il nome, ma dove sono cattivi dei cattivi non ci si ricorda giustamente, ok, e numeri come queste sfrecciate e via di seguito a fantastici parcheggi di serie, e uno e due e tre, in realtà quattro Wyatt in coda e poi arriva Gage che parcheggia perfettamente in mezzo. Veramente veramente bravissimi, ovviamente ragazzi, don't try this at home, mi raccomando, sono stuntmen e piloti professionisti. C'era veramente tantissima gente, saremmo stati, c'era scritto che il massimo era 1800, mi pare 1900 persone, era tutto pieno, veramente un bello spettacolo, moto, macchine che girano eccetera, e in mezzo bellissimo c'era anche scenette come questa dove lo scienziato cercava di prendere il cattivo ma evidentemente il cattivo l'aveva super circondato facendo un testa coda continuo pazzesco con la sua macchina, mentre la moto dietro girava un'altra, un sacco di scene di spettacolo. Ah, bellissimo, ve l'ho velocizzato, ovviamente non andavano così veloci, questa è la velocità vera. Anche la sfida su due ruote, vedete quattro macchine completamente su due ruote, la sfida Hot Wheels contro la banda dei cattivi, veramente hanno fatto a due ruote un sacchissimo di strada, veramente, saranno stati almeno, credo, 200-300 metri. Poi guardate, fa anche la sgommata su due ruote sole, questo numero veramente non l'avevo mai visto. Fantastico, veramente, veramente bravissimi. Ecco qua che si appoggia dolcemente e via sgommando, si va, poi era bello perché passavano anche gli stampa in gran numero e tutti si saliva in piedi, veramente bellissimo, è stata Mirabilandia, mi raccomando, Grosso Guaio Stunt City, spettacolo assicurato, bello. Qua vedete le macchine, girano intorno a una moto, un'altra moto che gira nella palla d'acciaio, la vedete, e continuavano a fare giri, questo fa parte delle sfide tra i buoni e i cattivi. Bello, questo l'ho messo in slow motion, guardate, questo è Marco Gioni che esce dalla macchina, ha ovviamente bloccato sterzo e acceleratore, esce, esulta, fantastico, ha fatto un sacco di giri, non so neanche quanti, veramente veramente bravissimo. E poi anche qualche Hot Wheels spettacolo come il dottor Larry che si impenna su questa e poi potenza delle potenze, il cambio di Hot Wheels che si impenna, fantasticissimo, veramente strepitoso, cioè il cambio dei cattivi, scusate, mentre dietro ecco il super super fuoristrada Hot Wheels che va,
che vai a seguirlo con Dottor Larry sopra, veramente numeri simpatici. Ma ecco il momento topico, ve l'ho accelerato perché pian piano entrava questa mega struttura, oltre 15 metri di salto, di giro della morte, dove vedete ci provavano, ci hanno provato il cattivo e ovviamente il nostro Gage del team Hot Wheels. Allora, ecco qui il cattivo cosa fa? Ci rinuncia, ci ha rinunciato come vedete. E faccio un testa coda, ne faccio un altro, poi si dice no, e poi è arrivato il momento dei nostri. Attenzione, questa è la sfida finale tra il team Hot Wheels e i cattivi, e... strepitoso, ogni volta che lo vedo, qua ve l'ho rallentato, cioè fantastico, giro della morte, oltre 15 metri, fantastico. Macchina creata ad hoc, ci dicevano poi dietro le quinte, con un motore apposta di moto, bello reattivo e performance veramente strepitosa. Il più grande salto, il più grande giro della morte di tutti i colori, il più grande giro della morte eseguito all'interno di un parco di divertimenti al mondo. Veramente, veramente strepitoso. Dopo, adesso un attimo, festeggiamo Marco Gioni tutti assieme che esce dalla macchina esultante, tutto il pubblico in piedi ovviamente, e poi venite assieme a me nel backstage a vedere le macchine da vicino. Ecco qua, grandissimo, ed eccomi qua nel backstage dove ci sono gli stuntmen, dove c'è il giro della morte, visto da vicino fa ancora più impressione, veramente fantastico. E guardate gli stuntmen e le mie interviste, eccole che arrivano. Ciao. Anzi, faccio questo. Sì. Non una, non due, non tre, ma 4-9 creature sono venute al mondo, 4 raggi di luce, squarcia la grigia del salto, Quiz! Ciao ragazzi, siamo con Johnny, cioè lo stuntman che ha fatto proprio il giro della morte, giusto, vero? Giusto. Ok. Senti, volevo chiederti, no? Metti che un ragazzo di quelli che mi segue, eccetera, volesse fare da grande lo stuntman, no? Da dove si inizia, no? Ma le Hot Wheels all'inizio, direi. Sicuramente. Ma diciamo che è una passione che si deve prendere da ragazzo. È un lavoro, cioè, lo chiamo lavoro perché io ho fatto un lavoro, passione, che devi associarti, ecco, a un team e imparare ogni giorno cose nuove. Okay. Cioè, noi, dato che io lo faccio da quasi 20 anni, come anche oggi ho imparato cose nuove, cioè, diciamo ogni giorno sono cose da... Quindi non ci sono delle scuole ufficiali ma dei team che lo fanno, sì, dove puoi crescere. Sì, diciamo. Anche diciamo che io prendo anche dei ragazzi per crescerli, okay, diciamo con il nostro team, sono diversi che sono cresciuti con noi, anche non solo ragazzi, magari un po' più dell'età, che gli piace questo. Okay. Posso anch'io ragazzi, posso anch'io? Sì, sì, sì. Ok. Può provare. Perfetto, ciao a tutti, allora, ciao. Grazie, ciao Johnny. A bombazzo. E poi allo show di Brumotti, come vedete, ci sono anche stato il pomeriggio, in super prima fila, veramente simpatico, e poi ho messo in slow motion, veramente per apprezzare al meglio, vedete, le sue evoluzioni. Ha fatto un po' di esperimenti, un po' di salti di persone, come vedete, non vi dico il caldo che c'era questo sabato, ragazzi, veramente bravo Vittorio a fare tutti questi salti, c'erano stati 38 gradi, un'umidità terribile, devo dire è stato bravo veramente a fare un sacco di trick sulla bike, una bici da corsa poi, un sacco di trucchi come questi. Poi selezione di un premio da dare alle persone presenti, vedete un sacchetto contenente un sacco di premio Hot Wheels, e poi ultimo giro di evoluzioni per Vittorio, veramente un sacco simpatico, battute per tutti, ha fatto autografi per tutti, selfie a manovella, credo che sia stato 2 ore a fare selfie dopo. E dopo aver salutato anche 100% Brumotti, andiamo a fare una passeggiata, ma anche un giro sulle giostre di Mirabilandia. Allora, su alcune sono riuscito a montare anche la GoPro, su quelle più veloci purtroppo non è possibile per questioni di sicurezza, su altre sono riuscito a montarla grazie anche alla mia nuova impugnatura a spalla della GoPro Fan, della mia GoPro, e anche all'inquadratura a mano. Come vedete non mi sono portato via il mio selfie stick ma la mano. Quella che avete visto era il non mi ricordo come si chiama, questo invece sì, si chiama il Rio Bravo. Siamo bagnati veramente veramente un sacco, bella l'ambientazione, e poi col caldo che faceva è andata veramente alla grandissima. Ecco, è molto lunga anche la pista del Rio Bravo, come vedete io l'ho accelerata, si va lungo quello che sembra veramente quasi un rio dell'Amazzoni, e in mezzo incontriamo veramente delle piogge d'acqua e anche una vera e propria, dovremmo arrivarci adesso, ecco che ci arriviamo, una vera e propria, vedete, cascata di pioggia, che ci bagna alla grandissima, eccola qui. E devo dire che di giostre d'acqua ce n'era veramente bisogno, infatti c'era la fila, eravamo praticamente tutti in costume. Molto carino anche il River Blue, questo sono riuscito a farlo con la GoPro, quindi riesco a mostrarvelo. Ci si butta giù col gommone, vedete, questa è la salita che viene fatta a piedi, quindi facciamo anche un po' di moto. Ovviamente ho accelerato, non sono così veloce, ho accelerato, arriviamo su fino in cima, arriva
Blu, eccomi qua, eccomi qua. Io davanti, Marco mio cugino dietro. Devo dire veramente divertente. Fino in fondo, anche perché la giostra te la senti tua, perché comandi. Questo invece è il car wash, esatto. Quindi diciamo un po' tipo i tronchi classici, dove vai su, vai su, vai su, vai su, vai su, vai su, e poi scendi, 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 scendi. Dai, scendi, scendi, scendi. Eccoci qua. Eccoci qua, alla fine sullo spruzzo ho messo anche lo slow motion. Slow motion. E devo dire che in questo non ci si bagna tanto. Diciamo, giostra media tranquilla, dai. Insomma, poi come sempre, a me i tronchi piacciono sempre, devo dire. Mi piacevano da piccolo, mi piacciono ancora anche adesso. Anche perché dopo questa mezza salita c'è la salita un po' più verticale. Questa non è niente male, devo dire. Per essere un classico tronchi vestito in questo caso in sezione macchina, fa la sua grande soddisfazione. Là in fondo vedete il Raton, lo vedete là in fondo, veramente velocissimo. Non ci sono andato perché sarei morto veramente di paura. C'è una specie di montagna russa, roller coaster, super super velocissima. Ecco qua ancora l'acqua. Slow motion dell'acqua. Ok, e a proposito di giochi d'acqua, guardate qua che esplosione, che slavaggio mi sono fatto col Niagara. Veramente fantastico. Una bella discesona qua, super rallentato. Vedete quello che mi è arrivato addosso, ragazzi. C'era la fila di persone con caldo che c'era a prendersi tutta in faccia quest'acqua. Ok, veramente. Poi ho fatto anche un'altra inquadratura. Veramente, veramente molto bella, divertente. Un classico, veramente, sempre stupendo. E poi c'era anche il Pacal, molto simpatico, questo carrellino delle miniere che andava abbastanza veloce, quindi come roller coaster veramente divertente, con curve mozzafiato. E questo è stato il mio Hot Wheels Day. Ancora grazie a tutto il team della Hot Wheels, mi sono veramente divertito un sacco. Per domande e informazioni potete scrivermi qui sui commenti, sperando ci siano altre nuove avventure di questo tipo di giochi per bambini e ragazzi. Pollicione mi piace se vi è piaciuto, se siete stati anche voi a Mirabilandia. Vi aspetto alla prossima, ciao ciao.